Ciao ragazze, nuovo video haul, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto oggi che è sabato e sono stata al mercato qui nella zona dove abito, a Boario, il solito mercato con il solito banchetto che vende le cose usate a 2-3 euro. E i rovini ci sono, oggi abbiamo sistemato la casa, cioè guardate un po', non vi sembra più la stessa camera questa camera, ditemi la verità, cioè non c'è più l'arella, non c'è più nulla praticamente, cioè mi sento anch'io strana. Comunque io volevo farvi vedere gli acquisti, mettetevi comode, sono tantissime cose, cioè sono tante cose, tantissime, tante, e volevo farlo fuori questo video, potrei farlo fuori però e rifarlo da capo. Sto come si dice? Sto strabuzzando così tanto gli occhi perché vi volevo far prestare attenzione al make-up di oggi. Guardate questo make-up stile mermaid, come si dice mermaid? Vabbè, stile sirena. Almeno le ragazze sul gruppo di WhatsApp mi hanno additato mi hanno indicato con questo aggettivo. E è piaciuto tantissimo questo make-up sia alla Mary, che a mia sorella, che a Simone, che a voi su WhatsApp, che anche a voi non di WhatsApp. Guardate che bella sfumatura. Ho usato una palette nuova che ho comprato ieri da Bottega Verde. E poi magari ve la faccio vedere se siete brave. È molto bella effettivamente. L'ho pagata 11,99 euro scontata del 47% al posto che 22,99 euro, che è un furto e sono 6 colori. Potrei però farvela vedere, però prima concentriamoci sul video haul dei vestiti perché è quello che a voi interessa di più, perché è le cose del make-up, vabbè, però presto, cioè, vedete che cioè, dai ragazze, sto migliorando, guardate che sfumatura. Ho detto anche che è stato sfumato bene. Sfumato per modo di dire, è uscito di fortuna. E il rossetto viola, questo qui che direte magari che è un po' troppo, però vabbè, ci sta. Che ho comprato da Primark, è uguale, fratello di quello rosso, però la versione viola che è un po' più secca. Adesso sembra fantastica. Vabbè, comunque, ho fatto anche le pulizie, eccetera, eccetera. Quindi se notate un aspetto un po' sconvolto, è perché poi mi devo comunque preparare e sistemare per stasera che devo uscire. Insomma, sono rimasta così per fare il video. Comunque, ho trovato un po' di cose, ho speso, quanto ho speso? Vabbè, ho speso un po', comunque ho preso tutti i capi 3 euro al pezzo, non mi ha fatto sconti perché erano dei pezzi che ha detto che costavano già così, però mia mamma poi gli ha fatto lo sconto perché gli ha fatto due pezzi 5 euro, perché ha detto, a mia figlia ha comprato, Poi quando sono andata lì a pagargli l'ultima cosa, che è quella che ho in mano, gli ho detto, scusa, cioè tu fai gli sconti a mia mamma, che se ne approfitta di me dicendo che io ho comprato tante cose, a me non mi fai neanche uno sconto, in realtà mi regala sempre qualcosa, però sto giro non mi ha regalato niente. Ha fatto lo sconto a mia mamma, io incazzatissima, perché ho detto, guarda che i conti li abbiamo separati io e mia madre, non è che se io ti spendo 50 euro, a lei devi fargli lo sconto che compra due cose, al posto che 6 euro gli fai 5, cioè c'è qualcosa che non va. Siccome la premessa è durata 3 minuti, partiamo subito dagli acquisti. Allora, questo giacchino taglia M della Pepe Jeans, l'ho visto per ultimo e ho deciso di prenderlo perché non mi pareva il caso di lasciare lì un giacchettino di Pepe Jeans gessato in jeans, che ho pensato appunto che con i capelli grigi potesse stare molto bene appena fa freschino. Non posso neanche dirvi quest'autunno perché qui il tempo passa da 40 gradi a 10 gradi dall'oggi al domani, quindi può essere che domani lo possa mettere. E guardate la manichina, è praticamente un pochino scampanata leggermente con questa cernierina. E poi il giacchettino è proprio cortino, carino. Mi piaceva principalmente per la chiusura, vedete? Ha queste chiusure particolari. Non so se si riesce a vedere. Ok, così che praticamente è una chiusura un po', diciamo, non molto comoda, però praticamente si gira e poi c'è il coso. Avete capito, no? Vabbè, lo vedrete comunque presto in un video outfit. Poi ho preso una jumpsuit, ce ne ho prese due in realtà, mi sembra due. Questa è molto bella, mi piace sia la forma che il colore, che il tessuto, che tutto quanto. È fatta così per 3 euro, mi è sembrata molto bella, spero che mi stiano tutte, che mi vadano tutte bene. Di solito siamo abbastanza fortunati, qui in questo banchetto trovo sempre anche questo che indosso oggi, dopo vi faccio magari vedere, l'ho preso proprio lì. È fatta così carina, ha praticamente la zip che potete regolare in base alla scollatura che volete dare. E poi viene giù così il pantalone, quindi una tuta comunque una specie di sporty, comfy chic, diciamo. Sei sportiva, un po' sportiva, non troppo, confortevolmente adagiata nella tuta, ma non troppo, e impreziosita con una bella scarpa e dei belli accessori, secondo me è molto carina. Anche la trama e il tessuto, guardate, è bellissimo. In fondo ha una specie di elastichino, però resta comunque abbastanza morbido. Bellissima. La marca è
Poi voi tra l'altro siete molto brave perché quando io non conosco qualche marca poi mi dite: ah sì, questa marca costa così, l'ho vista qui, Devotion, 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 vabbè, Devotion. Anche quella che ho preso la Mary è di Devotion, vabbè, Devotion. Poi ho preso questo abito di Motivi, sapete che Motivi comunque ha i suoi costi abbastanza eccessivi secondo me per quello che è, però nulla da dire sulla bellezza di alcuni vestiti, sono molto belli, ovvio che secondo me costano tantissimo e il loro prezzo è quello che lo, cioè il loro prezzo è quando li trovate scontati, sicuro al 50-60%, quando li trovate al 70% secondo me è quello poi che è il suo valore, è il valore effettivo del capo. Non posso dirvi che un vestito vale 100 euro perché li ho comprati ancora scontati del 70%, pagati 30, 28, 27, ma 100 euro li avrei dati neanche a spararmi. Allora, questo è un monospalla nero molto, molto pulito, molto lineare, molto easy, molto chic, elegante allo stesso tempo. È appunto di Motivi. Ok, e viene giù così, tubino nero, monospalla, molto bello questo, mi piace tantissimo. Arriva praticamente sotto il ginocchio. Quindi anche molto 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 elegante ed è un tessuto di quelli appunto, quella specie di tessuto che appunto non è, non resta, diciamo, non attira i peli, è un tessuto, lo sentite? Non è viscido, è opaco, però è quel tessuto che non attira i peli, ecco. Non vi so dire il tessuto, potrei guardarlo, però tanto che se leggo la consistenza del tessuto, ne so quanto prima, taglia 42, è poliestere, però un buon poliestere. È tutto poliestere. Questo l'ha trovato mia zia perché c'era anche lei a guardare nel banchetto. Sono arrivate dopo lei, mia mamma, mio papà e mio zio, tutta la famiglia riunita. Ed è della Combipel e l'ho preso perché io, vabbè, sapete che ho abbastanza passione per il. Ho abbastanza passione, proprio poco per l'Immacolato. Ma in realtà mi piace, ma non sono matta dell'Immacolato. Però lo utilizzo, non si direbbe oggi che io ami l'Immacolato. Siccome questo poi è molto sobrio. Adesso mi tolgo le scarpe, adesso stufa. E intanto voi non le vedete. Praticamente è un abitino fatto così che va benissimo a agosto, a settembre, quando fa freddo, della Combival taglia M, quindi ho detto questo è perfetto per me. E sono quegli abiti che a me piacciono tantissimo, che utilizzo anche con gli stivaletti, guardate che belle, c'ha la ruche, la balsa, un tessuto così leggero, sembra nuovo e quindi ha tutte le carte in regola per essere presente nel mio armadio. Questo è un vestito meraviglioso che spero mi vada bene. E questo l'ho visto poi alla fine perché praticamente fa troppo ridere sta cosa, a mio nonno mi fa ridere. Lì al banchetto stavano svuotando le cose, siamo andate là prestissimo e ci ho dato praticamente tutto il sacco ore, che era tipo alto come noi fino a qui. E noi abbiamo iniziato a smistarlo, da lì tiravamo fuori le cose e poi le passavamo alle altre signore perché noi abbiamo insomma, il posto VIP riservato perché tutte le settimane, tac, clienti assidui, quindi ci ha dato proprio la prelazione e faceva troppo ridere. Questo invece probabilmente c'era un altro sacco sotto. Che noi non abbiamo visto e l'ha messo fuori dopo e insomma ho visto anche questo vestito che ha tirato fuori mia mamma, bellissimo, taglia 10, spero che mi vada bene. La parte sopra è fatta così, guardate che meraviglia, così è tipo color nero e beciolino e poi ha le aperture qui sul fianco di qua e di qui, che non è una cosa che mi fa impazzire, e poi c'è tutto la gonna lunga. Più lunga dietro e più corta davanti, con sotto la sottogonna. È stupenderrimo questo vestito. E credo che indossato faccia anche una bellissima figura perché è più corto davanti, più lungo dietro, fa vedere le gambe, dà comunque questo senso di trasparenza, di svolazzabilità. Vabbè, comunque bello, stupendo, spero che mi vada. Dovrebbe andarmi. Anche questo l'ha trovato mia zia questa volta. La Mary però mi ha detto: no, non prenderlo perché ne hai già tanti così. Ma in realtà sì, ne ho tanti, ma fino a un certo punto. Questa è in jersey della M&S Woman ed è uno stile vintage che io ho amato follemente. E sono sempre quegli abiti che penso sempre quando li vedo da Claire, vado matta. Quindi se li trovo a poco prezzo, tac, li devo comprare. Guardate che bello, c'ha di questi colori stupendi sul viola e sul mattone con lo sfondo bianco. E poi viene giù proprio lunghino, vedete, tipo a portafoglio. Ok, questo da vedere proprio indossato con un accessorio, un make-up sull'arancio e viola. Una bella scarpa tipo questa che ho qui oggi. Guardate questo, cioè, guardate che top di roba. E una bella borsettina vintage, fantastico. Magari un cappello mosso, cioè, è super, super VIP, fantastico. Poi non è per niente rovinato. Guardate, questi capi qua sono veramente, ve l'assicuro, sono veramente bellissimi.